che sia stato fatto all'interno dei comuni del Napoletano che hanno a cuore in modo maggiore la problematica, anche perché quel comma nasce proprio secondo noi al problema dell'abusivismo, e anche sulla scorta di quello che è stato adottato dal comune di Traiano nel mese di settembre scorso con l'applicazione, diciamo, con il recepimento della legge regionale. Quindi la legge regionale, caro Presidente, dice articolo 31,5. Presidente, il quesito posto la cura è fuorviante. Non abbiamo detto che prescindiamo dall'articolo 31,5. Non è la delitto, abbiamo detto che nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 31,5 si inserisce la legge regionale. Anche perché la legge regionale parla di immobili acquisiti al patrimonio del comune che possono essere anche al di fuori dell'aspetto dell'abusivismo, perché il comune può anche acquisire immobili per altre modalità. E quindi la finalità della legge è quella di creare un regolamento che fissi i criteri di assegnazione. È ovvio che con la legge regionale c'è un criterio di prevalenza. La legge regionale, come hanno fatto altri comuni, è di demandare all'ufficio dei costi la creazione, la predisposizione del regolamento con i criteri di assegnazione. È ovvio che noi abbiamo evidenziato perplessità in consiglio comunale, avendo evidenziato la nostra problematica nella conferenza di capigruppo, l'abbiamo ribadita ieri in conferenza stampa. È ovvio che non abbiamo avuto risposte su queste cose. Quindi, se il sindaco ritiene di voler portare avanti la sua tesi senza dare ascolto a quelli che possono essere i pareri anche nell'ultimo consiglio comunale, ha detto che veniva fatto con loro a casa, si risolvevano problematiche che attualmente sono dal punto di vista giudiziario attualmente attanagliano la nostra città. E quindi vi invito, Presidente, all'esito della votazione, se il sindaco riesce a approvare questa delibera, noi ci auguriamo che lo riesca a fare per quello imminente. Quindi sulla scorta di queste valutazioni è ovvio che questa cosa deve avere un seguito per dare una legittimità all'atto che il sindaco dice per una risoluzione immediata del problema. Quindi sulla proposta di delibera che il sindaco ha avanzato, poi dal punto di vista tecnico il consigliere Monetta, con il quale si poteva dialogare, è evidente che non anche per tra virgolette prendersi in giro, caro Presidente. Questo non è avvenuto ed è ovvio che noi non possiamo dare un voto negativo, perché a chi ti viene di poter portare avanti tutto anche dal punto di vista giuridico. Grazie, sì. Grazie. I consiglieri, signor sindaco. Cercherò molto rapidamente. Precedente al 103/2003 sono stati già oggetto di... Nella proposta, al punto 3, sindaco, vorrei aggiungere, per molestando l'ordine del giorno presentato a Seppalli, dopo il 31/3/2003, in virtù abitata da gente meravigliosa, lavoratori e molto attaccatissimi alla propria terra. Terra che... Come spiegarvi? Non è relativo, perché colgo l'occasione, caro segretario, le dico chiaramente, le maniche sugli abusi edilizi, con il quale lei voleva giustificare questo provvedimento voluto dal sindaco. Ma solo il fatto che lei, da poco nominato assessore, era stato, a mio avviso, adesso a dunque, oltre quello già, ma comprensibili a tutti coloro che vengono ancora oggi presi in giro con l'adozione di questi provvedimenti, che non possono che rappresentare per gli abusivi una calamità e per i politici una comunità, in quali intravedono un breve termine le elezioni. Noi su questo argomento la invito a riflettere e le consiglio, prima delle prossime elezioni, a proporvi come amministratore di un condominio specialità in caso di elezioni. Come disse e sostiene l'avvocato Giovanni, quindi a mio avviso, invece di ridere e scherzare, avvisi pure il suo amico avvocato penalista. Con questa delibera non è da escludere che vorrà, se lei invece di fare l'avvocato era un pubblico ministero, a dopo giorni, mesi e anni di lavoro, si trovava di fronte a un condono edilizio. Con questo provvedimento fermiamo le ruspe. Lei cosa avrebbe fatto? Riso? Pianto? O avrebbe detto, ma fammi capire questi a cava che stanno facendo? Signor Presidente del Consiglio,
Lei è anche un avvocato, oltre ad essere dirigente dell'ufficio legale del comune limitrofo. Ma lei che ne pensa di questo progetto? Che in sintesi, in definitiva, tutti i consiglieri comunali che si vedranno chiamati ad esprimere un voto per dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, ovvero si dovrà dichiarare per evitare la demolizione. Lei vuol dire quello che vuole, parliamo di politica, ma mia madre qua non si tocca, anche perché non penso che nessuno è degno, tanto che non è di nominare questa. Grazie per l'intervento molto. Non lo so neppure, perché è evidente che stiamo discutendo di una normativa che non ha niente a che fare con le questioni che invece riguardano personalmente il Consiglio. Acquisizione al patrimonio comunale. Questa acquisizione può portare a due soluzioni differenti. La prima è quella della demolizione, l'altra è quella della dichiarazione di interesse pubblico. E in questo caso scatterebbe poi la legge regionale con tutti i requisiti, con tutte le caratteristiche. Noi dobbiamo, al contrario di quello che dicevi tu, caro Enzo, dobbiamo evitare che arrivino osservato a regola d'arte l'iter e quindi senza che ci siano stati tutti quei passaggi di natura paesaggistica, la sovrintendenza, perché altrimenti ci troveremmo, potremmo trovarci di fronte addirittura a casi limite, e cioè che il soggetto libero di risvolti penali e quant'altro, quindi dico ai cittadini, immaginate con che serenità noi possiamo affrontare questi argomenti. E anzi mi viene anche un dubbio, mi viene, e poi questo dubbio è tutto. Ogni due e tre consigli comunali, consiglieri comunali mandano tutto alla procura, magistratura. E quando vedono queste cose che arrivano, diciamo, molte di queste cose che arrivano fanno sorridere. Sta a significare che i consigli comunali non sanno assumersi le cose. Tutto con la costiera amalfitana ritenendo che Cava dei Tirreni fosse una perla della costiera amalfitana. Questo è successo, lo dovete sapere, perché non c'è l'interiore, non sta nel punto, non c'è l'interiore, non ci sta il dramma dell'abusivismo, a Pagani, a Scafati, a Nocere Superiore, a Salerno, si costruisce dappertutto. Questo nasce dal 1987, dobbiamo dire la verità che la sinistra ci ha portato a questo stato. E adesso, finalmente, una regione campana, non ci sta il centro-destra, non ci sta Caldoro, hanno cercato in tutti i modi, è vero, stanno facendo tutti gli archivie possibili, tutti i sotterfugi possibili, stanno cercando di raggirare lo Stato, stanno trovando il cammino, molto probabilmente non sono riusciti a trovarlo in questa famosa legge regionale del 2014. La casa. Allora, ecco, però, c'è il però è questo, e voi come consiglieri comunali siamo chiamati a dare un